ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi finalmente parleremo dei prodotti finiti di settembre. Sulle labbra ho questo crayon Super Stay della Maybelline nella colorazione 20 Enjoy the View. Non so se si vedrà mai, però è questo. Qua non si capisce, al mattino ci sono i pinguini, di pomeriggio c'è Sahara e di sera Tachiperina, però va bene lo stesso. Direi di cominciare subito, posiziono la mia borsa di qua. Allora, partiamo dalle cavolatine. Ho terminato questa piuma Lady nuova formula talco e avena, salvettine detergenti baby con nuova formula con aloe vera e vitamina E, 72 salvettine senza alcol aggiuntivo. Mi sono piaciute tantissimo, le avevo acquistate al mare in Liguria, molto delicate, io le utilizzo per qualsiasi cosa, per detergermi le mani, per qualsiasi cosa, sono veramente delicatissime, quindi ve le consiglio. Poi vi ho fatto vedere da poco questi assorbenti Essere e Benessere e li ho terminati, avevo preso da Cadiz perché questo mese ho avuto veramente un ciclo molto molto abbondante. Per il prezzo che hanno, che costano veramente una sciocchezza, mi sono piaciuti veramente tanto, non vanno assolutamente a irritare la zona, non mi hanno creato prurito, irritazione, non si sfaldavano, quindi ottimi e tenevano bene. Questi erano con le ali. E poi ho terminato anche questi di Primula, non so dove li abbia presi, li ho presi in emergenza perché questo mese appunto ho avuto bisogno di gli assorbenti. Mi sono trovata bene, ma non quanto le altre. Scusate la finestra aperta, però ragazze, il rumore sono quelli che sono. Poi ho terminato per il corpo il deodorante di Essentiel al talco, regola la sudorazione senza alcol. Questo l'ho trovata alla Conad, mi sono trovata molto bene. Di solito non simpatizzo tantissimo con i deodoranti a spray perché tendono a bruciarmi, a crearmi prurito e poi appiccicarmi proprio le ascelle. Sapete quando poi vi lavate con bagnoschiuma, sentite che la patina c'è. Questo non creava quella patina, sapete che non ho un sudore particolarmente acre, cioè io le utilizzo perché voglio essere sicura, ma potrei anche non utilizzarle, ma non voglio rischiare, visto che ho la fobia delle persone che odorano, diciamo così. Mi sono trovata bene, profuma di talco. Ha nonché di fiorito, e quando sudate, soprattutto in estate che è inevitabile sudare, io profumavo di questo deodorante. Ve lo consiglio perché costa poco e secondo me vale se non avete le pretese per quanto riguarda i deodoranti. Ho terminato il mio deodorante del cuore, che è questo Dry Comfort antitraspirante della Nivea in crema. Io questo lo adoro, lo utilizzo da sempre, dura un'eternità, sono 75 ml di prodotto, essendo in crema, ragazze, dura veramente tanto perché basta una goccia. Profumazione spaziale di Nivea, buonissimo, buonissimo, soprattutto se praticate sport e vi si creano subito le irritazioni da sudore e deodorante. Ma questo io lo uso sempre, ce l'avevo sia nel borsone della palestra quando andavo in palestra, sia nel borsone quando mi sposto. Insomma, mi sono trovata super bene. Poi, sempre per quanto riguarda il corpo, ho terminato gel artiglio del diavolo, 90% estratti attivi della grana, estratto potenziato. Questo è uno dei miei gel preferiti del marchio Officinalis. Esiste anche la versione che fa freddo e che fa caldo. Io prendo sempre quella neutra perché assolutamente detesto gli entrambi effetti. 250 ml di prodotto, questo è una mano santa per il dolore muscolare, cervicale, mal di spalle, quando avete dolore d'acido lattico, gambe pesanti, eccetera, mettete questo subito ed è sicuro che vi passa. Ovviamente bisogna utilizzarlo in maniera continuativa, è un'alternativa naturale, un tipo Voltaren, Voltaren Gel. Mi piace tantissimo, lo ricomprerò, costa ma funziona davvero. Poi ho terminato di Vidal Bagno Doccia Exotic Dream Mango e Ibisco Balì. Questa era un'edizione estiva di 2 anni fa, credo, io sono arrivata adesso a utilizzarle. Buonissima profumazione, fruttata, ma nonché di sottofondo talcato che mi faceva impazzire. Mango e Ibisco, 500 ml di prodotto, era un prodotto in crema gel che faceva abbastanza schiuma ma non andava assolutamente a seccare la pelle, quindi mi è piaciuto tantissimo e ve lo consiglio. Ho usato, ci cioè ho messo in uso e lo sto per terminare, questa saponetta della Roche-Posay, il panno. Sapete che io amo il detergente, di solito prendo quello della Dove, ma mi trovo in farmacia. Ho terminato il mio saponcino per l'ascellazzo e loro ho detto:
Prendiamo questo della Roche-Posay, mi piace molto, anche questo non secca assolutamente la zona, sgrassa bene le ascelle perché io utilizzo la saponetta proprio per togliere la patina del deodorante. Buono, 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 crea prurito, fa il suo sporco davvero. Una volta l'ho utilizzato sul viso sotto la doccia. Allora, c'è da dire che non è tutta questa delicatezza come un detergente viso, però in extremis è andato bene. Poi ho terminato detergente intimo con estratto di camomilla di IOCOP, mi sono trovata molto molto bene, 300 ml di prodotto, un detergente intimo basico, neutro, che costa poco, che funziona comunque bene, lo tenevo sotto la doccia, comodo il pump dosatore, detergeva, la cosa importante che detergeva, quello che è nato per questo, non andava a seccare la zona anche quando era particolarmente sensibile, quindi io ve lo consiglio se non volete investire in un detergente intimo. Poi sempre per il corpo ho terminato, aiuto, 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 l'olio doccia di Caudalie, questo con estratto di fico, mi sono trovata bene, è un olio secco, ve ne ho già parlato anche nei prodotti preferiti, 99% di ingredienti naturali, ciao moto, buonissimo, per capelli, dai, per capelli e corpo e décolleté, è un olio molto molto sottile, abbastanza secco, non unge per niente né i capelli né il corpo, ma va proprio a nutrire, elasticizzare senza risultare pesante. La profumazione non è un granché, ma come vi ho già detto, questi di Caudalie mi sono piaciuti di più rispetto a quelli della NUX, perché quello della NUX non fa niente. Questo invece fa, e tra l'altro all'interno contiene l'estratto di fico, l'olio di fico, che è estremamente ricco di antiossidanti, un cicatrizzante, un elasticizzante. Buono, ve lo consiglio, mi sono trovata bene. Poi ho terminato questo olio rilassante di SPA che avevo preso in un kit, mi sono trovata bene, sapevo di lavanda, molto rilassante, ma questo era un olio corpo un po' più unto, un po' più corposo, quindi faceva un po' più fatica di assorbirsi, però mi sono trovata bene. Ho terminato lo scrub che mi è piaciuto tantissimo di Colli Tartalasso Scrub Tonificante con sale esfoliante o l'essenziale di Ginepro, buonissimo, è uno scrub che costa una fucilata, ma ragazzi ne ho fatto un sacco di applicazioni. Se vi ricordate, solitamente in un mese termino due scrub, questo mese ne ho terminato uno, questo significa che è un prodotto che funziona bene. Sono 700 grammi di prodotto, è uno scrub che sfoglia divinamente la pelle, ha una profumazione balsamica stupenda, esfolia in profondità la pelle senza graffiare, senza arrossarla. Io ho una pelle particolarmente sensibile nell'ultimo periodo a causa dei miei problemi di salute tutti irrisolvibili, e devo dire che non mi ha dato fastidio perché mi si è proprio sensibilizzata la pelle e si è seccata tantissimo, più del solito insomma, ed era esfoliante in profondità, ma allo stesso tempo questi oli essenziali micro incapsulati andavano a nutrire la pelle, tant'è che io quando uscivo mi sentivo rinnovata, rinata con la pelle nuova, ma che non necessitava della crema perché era bella tonica, bella elastica, quindi ve lo consiglio. Mi rendo conto che il prezzo è quello che è, molto alto, però è uno scrub che va provato almeno una volta nella vita. Terminata anche Lift HD Corpo, crema ultra liftante anti-età, sempre di Colistar, è una crema multitasking che si potrebbe utilizzare sia sul viso, sul corpo, sul décolleté. Io l'ho utilizzata sul corpo, contiene all'interno appunto il collagene, acido ialuronico, una crema di trattamento specifica proprio per tutto il corpo, ogni tanto bisogna prendersi cura anche dell'altra parte del corpo, non solo del viso. È una crema soffice, sembrava un sorbetto che si assorbiva subito, ma ne bastava poca, altrimenti faceva i pallini. Lasciava la pelle veramente liscia, idratata, ma il giusto per la stagione estiva. Non è una crema ultra idratante o ultra nutriente, però la lasciava liscia, idratata al giusto e soprattutto compatta. Questa è la cosa che mi faceva impazzire. Profumazione fresca, quasi agrumata. Ve la consiglio. Poi con il corpo abbiamo finito, andiamo ai capelli. Ho terminato questo shampoo Aqua Revive della Gliss, uno shampoo di cui vi ho parlato, che avevo acquistato quest'estate, shampoo idratante dice no, con il complesso di acido ialuronico e alghe marine, 250 ml di prodotto. Allora, lava molto bene, non secca le lunghezze, non secca il cuoio capelluto, lascia i capelli pulitissimi tra un lavaggio e l'altro, belli leggeri, belli morbidi, però non è uno shampoo idratante, ecco, non va a seccare ed è
riequilibrante, lo posso definire così. Ottimo durante la stagione estiva se vi lavate i capelli un po' più spesso, però nel mio caso andava bene due volte alla settimana, come del mio consueto lavarmi i capelli, altrimenti poteva andare a seccare proprio perché aveva questa formulazione in gel abbastanza pulente, abbastanza sgrassante. Quindi se avete anche capelli grassi lo potete provare, perché non è uno shampoo idratante né pesante, anzi alleggerisce parecchio proprio i capelli, vi dà la sensazione di pulizia a lungo. Ecco. Non mi è piaciuto questo scintille di luce Sunsilk per capelli spenti e crespi con olio di jojoba, provitamina B5 e collagene. Questo spray bifasico non mi è piaciuto per niente. Perché non mette a fuoco? Eccolo qua. Non mi è piaciuto per niente, proprio perché è uno spray bifasico che non andava a districare i capelli tipo un leave-in, non li andava ad ammorbidire, non li andava a illuminare, soprattutto me li andava a sporcare. Ed è veramente difficile andare a sporcarmi i capelli, perché utilizzo anche gli oli normalmente, tipo come quello di Caudalie, li applico sulle lunghezze, non succede niente. Questo, quando asciugavo i capelli, lì per lì sembravano belli, poi il giorno dopo erano sporchi, ma sporchi le lunghezze, non la cutezza. E quando mai le lunghezze si sporcano? Quindi per me è un prodotto bocciato. Come bocciata, questa è il Vivo Olio Straordinario Maschera Rigenerante Estate della L'Oreal. Pessima, pessima, pessima. Una ciofeca così non la beccavo da anni. Sono 300 ml di prodotto. Era una maschera indicata per il post sole. Ragazze, uno stucco, 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 stucco. Corposa, piena di brillantini. Si faceva fatica a sciacquare dei capelli. Proprio fatica, bisognava utilizzare uno shampoo, quindi che senso applicare questo prodotto per poi di nuovo rilavare i capelli? E soprattutto non faceva niente, era corposa ma non andava a riparare, nutrire, rigenerare, non faceva una beata, niente. Bocciato. Poi per quanto riguarda il viso, ho terminato i miei dischetti Ebelin, che ne ho una scorta infinita, poi adesso abitando in città ho il DM proprio vicino. Ho finito il detergente di Stay Well con la vitamina C e B3, pH 5.5. questo marchio lo potete trovare, allora, metti a fuoco, bravo, lo potete trovare da Douglas o Douglas, è vegano, non testa sugli animali, dermatologicamente testato, un ottimo detergente in gel, che però a contatto con l'acqua si trasformava in una cremina. Si sciacquava molto facilmente, non faceva una schiuma eccessiva, non sgrassava eccessivamente, lasciava la pelle in uno stato di comfort, bella luminosa e pulita. Mi sono trovata bene sia al mattino che alla sera. Ottimo detergente ed è durato una vita. Come è durato una vita questo tonico al triplo acido ialuronico, sempre di Stay Well. Non si vede proprio una bella niente, perché è azzurrino che riflette il bianco. Beh, insomma, vi ricordate di questo prodotto? Molto buono come tonico, vediamo se riesco a farvelo vedere. No, proprio non ce la fa. Comunque fidatevi, è un tonico molto corposo, molto simile a quello di Zentri, solo che quello di Zentri era più rimpolpante. Questo è un tonico all'acido ialuronico, idratante, ammorbidente, però non rimpolpava. Quello aveva un quid in più, anche questo aveva la consistenza corposa, bastava poco, lo utilizzavo sulle mani. Mi è piaciuto, ma non lo ricomprerò proprio perché preferisco altro. Comunque un buon tonico. Per quanto riguarda i sieri, ho terminato due sieri, questo Collagen Boost Siero Antirughe, oddio, 1, 2, 3, rassodante e rimpolpante, dice, di Miamo, mi è piaciuto tantissimo, sono 30 ml di prodotto. Allora, un siero che va a idratare la pelle, la va a lisciare, la va a compattare e la va ad estendere, quindi è un siero che fa quello che promette, basta poco prodotto, vi dà una sensazione di tensore sul viso notevole ma non fastidiosa, che dura nel tempo. Con il continuo utilizzo la compattezza la notate sempre di più e anche la distensione, ovviamente. Non chiediamo miracoli ai prodotti, però come vi ho già detto quando vi ho mostrato questo prodotto in azione, non è un prodotto che rimpolpa, è un prodotto anti-age se specifico, ma se abbinato con il suo acido ialuronico, secondo me è una combo perfetta, perché se cercate un effetto lisciante
distensivo e compattante, questo è super ottimo. Tra l'altro si può utilizzare sia nella zona contorno occhi che anche sulle palpebre. Buonissimo, e soprattutto essendo un prodotto in gel non va a seccare, perché spesso, cioè, il trattamento antimacchie di Miamo, per esempio, funziona benissimo, uno dei miei sieri preferiti che funziona meglio secondo me sulle macchie, ma non idrata, quindi non è scontato che un siero anti-age sia anche idratante. Questo idrata il giusto, quindi secondo me è adatto per tutti i tipi di pelle. Poi se volete un'ulteriore idratazione, l'ho abbinato a un altro siero. Mi sono trovata veramente molto 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 bene con questo prodotto. D'altronde mi amo, te sei ama. E poi ho terminato di Dr. Derma Solution Barrier Milky Serum per pelle secca e disidratata di Skin Lab. Questo è un siero coreano, erano 50 ml se non sbaglio. 55 ml di prodotto, era un siero in crema proprio come la boccetta. È un siero molto molto corposo, molto elasticizzante, che veramente va a riparare la pelle. Cioè, quando lo applicate, se avete una pelle sensibilizzata, secca, ruvida, inspessita, si sente proprio che la pelle lo beve, ma che non beve solo acqua come acido ialuronico, cioè proprio assorbe anche tutti i principi attivi oleosi perché ne ha bisogno. Questo infatti è tipo proprio alla Carlona, la crema di CeraVe, avete presente quella di ceramide, quella per il corpo più corposo? Questa è modalità siero, uguale, la sensazione è la stessa, va a riparare la pelle, a lenirla, a aiutarla a cicatrizzarsi, a rigenerarsi, la ammorbidisce tantissimo, quindi è proprio un siero per la pelle fragile, stop, non è anti-age, non ha altre proprietà, quindi io ve lo consiglio proprio nei momenti estremi. Poi ho terminato il contorno occhi Global Repair Eye and Lips, non ho la scatola perché sapete che col trasloco ho perso tutto, beh, le scatole non le ho portate. Contorno occhi e labbra, mi sono trovata bene, un contorno occhi leggermente rosino che va a far contrasto con il colore magari delle occhiaie nella zona del contorno occhi, le ombre. Idrata molto bene, elasticizza, lascia la zona del contorno occhi molto liscia e quasi con un effetto rimpolpato, e va a mimetizzare proprio quelle ombre. Non fa i miracoli, non va a sgonfiare le borse, se ce le avete, quelle sono meglio i patch al mattino, però devo dire che ha avuto un'ottima idratazione, mi ha dato un'ottima elasticità durante la giornata e ha mantenuto appunto quello che ha promesso. Ho sentito proprio il contorno occhi in un ottimo stato. Qua c'è la zanzara, vuoi partecipare? Quindi mi sono trovata bene, l'ho applicato anche nella zona contorno labbra, ve lo consiglio. Se dobbiamo parlare di Filorga, il mio contorno occhi comunque rimane quello nel pottino, il Time Filler, se non sbaglio. Quello per me è il migliore perché lavora anche sulle palpebre, sulle ciglia, eccetera. Però questa versione da giorno, comunque nel pack nero, che è la linea indicata per l'anti-age, è stata buona. Poi ho terminato questa mini taglia di C-Shade Benefiance Smoothing Cream, crema lisciante. Questa crema è qualcosa di fantastico. La consiglio per chi ha una pelle che non sopporta le texture corpose o per l'estate, perché ha quella texture super morbida, quasi liquida. Quando l'applicate sul viso vi dà subito un aspetto bellissimo, cioè l'aspetto defaticante, istantaneo, rimpolpato, idratato, luminoso e non ha all'interno delle pearlescenze. Elastico, e questa cosa si mantiene tutto il giorno anche quando poi fate la detersione, quindi un'ottima crema con poco prodotto. Io vi sto parlando di 15 ml, che è una mini taglia, e l'ho amata. Ho proprio visto gli effetti dopo una settimana, che è un prodotto che fa tantissimo po con poco tempo, quindi estremamente concentrato. Esiste anche la versione più corposa che ho adesso nel mio travel kit, ma che mi piace tanto, quello più adatto al mio tipo di pelle, ma questo in estate l'ho adorata perché era proprio leggera e mi faceva impazzire il fatto che mi lasciava la pelle subito rimpolpata e elastica. L'ho utilizzata anche sul contorno occhi e non è morto nessuno, quindi per una pelle con la pelle misto grassa, ma comunque avanti con l'età, ve la consiglio.
E poi ho finito questo Soler Sun 50 SPF, SPF 50 della Decathlon, mi sono trovata bene. Mi ha sorpreso questa protezione solare perché comunque per essere un prodotto della Decathlon che ho pagato poco, ha funzionato bene, mi ha protetto molto bene, l'ho applicato su décolleté, braccia ma anche viso, soprattutto quando andavo a correre o quando potevo, faccio le passeggiate eccetera. Anche in città, non è una di quelle protezioni solari che si assorbono istantaneamente, potete truccare, fare quello che volete, però è una protezione solare che se le date 5 minuti si assorbe, vi lascia una pelle bella protetta, non unge, non la trasudate e soprattutto protegge bene, quindi ve la consiglio. E nulla ragazze, io ho terminato e ho fatto vedere tutti i prodotti che ho terminato nel mese di settembre, che per quanto sia un mese disastroso, qualcosa sono riuscita comunque a consumare, a dedicarmi un po' di tempo. Fatemi sapere se conoscete qualche prodotto. Io vi mando un grandissimo bacio e abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!